Ciao a tutti, aspettate che avvicino. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere questo nuovo video insieme. Seguitemi. Questa farina del Molino Marino 7F si chiama così perché vedete è una miscela di 7 farine, tutte bio e macinate a pietra. Io ho preparato l'acqua, 380 grammi, 100 grammi di pasta madre. Ecco qua, vedete l'etichetta. Una macina a pietra naturale martellata a mano, del tipo francese. Avevo già usato altre farine del Molino Marino, però questo tipo no. Ora vado a farci una pagnotta. Sciolgo la pasta madre dentro la ciotola della planetaria. Ecco qua. Naturalmente questa farina io l'ho comprata, l'ho comprata da Italy a Roma, quindi non è una pubblicità, perché le mie farine, le compro e le pago. Bene, ho bagnato la farina mettendo una parte dell'acqua, più della metà. Sto facendo 500 grammi perché così mi rimangono altri 500 grammi per fare poi un altro impasto. Una volta inumidita tutta la farina, scusate, copro con un telo e lascio una ventina di minuti. Questa volta è un'autolisi con tutto il lievito, con tutta la pasta madre. Poi copro e faccio riposare. Bene, passato il tempo, metto sotto la planetaria, sotto l'impastatrice. E continuo ad aggiungere acqua piano piano, un po' per volta, mentre giro e mi regolo se ci vuole tutta. Era pressappoco 380 grammi, vediamo se la assorbe bene. Metto anche il sale e il resto dell'acqua piano piano. Guardate, è finita, quindi siamo intorno al 75% di idratazione. Continuo a girare per 10, massimo 15 minuti, non di più, e poi verso l'impasto dentro la ciotola oliata. E qui vado a fare dei giri di pieghe. Bene, facciamo un altro giretto. Volendo possiamo anche fare, visto che è abbastanza morbido l'impasto, delle pieghe, slap and fold. Adesso vi faccio vedere, casomai facciamo un giretto. Quando abbiamo degli impasti abbastanza morbidi possiamo farli, ecco così. In questo modo. Ok. Questo impasto lo sto facendo di pomeriggio. Ora lo metto dentro questa ciotola e lo lascio lievitare 4-5 ore. Ed eccolo qua, vedete, è cresciuto molto, è raddoppiato di volume. Quindi ora posso lavorarlo sul piano di lavoro. Prima della formatura farò ancora delle pieghe con un intervallo di una mezz'oretta pressappoco. Sinceramente io non è che sto là a guardare i minuti esatti. Perché poi si vede quando l'impasto, quando è arrivato, che è passato il tempo,
e quando è arrivato il momento di fare il secondo giro di pieghe. Molto bello questo impasto, rimane un po' morbido perché sì, come avete visto dall'etichetta iniziale ci sono diversi tipi di farina, sette tipi, ecco perché 7F. E c'è anche la segale, il farro, farina di riso, grano saraceno. Naturalmente le dosi delle farine non ci sono scritte perché è un'esclusiva del Molino Marino. La trovate in tutti i centri Italy, io l'ho presa a Roma, però mi ricordo anche a Firenze, quando siamo andati a Firenze, c'era un bel centro fornito e sicuramente si trova anche a Milano, ad altre città. Ok, allargo e faccio ancora un altro giro. Qui ho accelerato la velocità del video. Quindi ho fatto due giri. Se volete fatene anche tre. E poi, passato il tempo, vado a formare la pagnotta. Questo è il cestino dove ho messo un po' di semola. Ecco, allargo l'impasto, mi aiuto con un po' di farina, non molta, con un po' di semola, oppure con la stessa farina va bene anche, un pochino così. E avvicino i lembi al centro, avvicino e stringo. Stringo questo perché per non far rimanere quei vuoti anomali, diciamo così, che non sono gli alveoli normali, ma sono dovuti al fatto che non chiudiamo bene l'impasto. Quindi stringere, ma non tantissimo, delicatamente sempre, arrotondo. Ed ecco qua. E vado ad adagiare nel cestino. Io adesso farò un passaggio notturno perché con questo impasto avete visto, ho iniziato il pomeriggio, mi sembra di averlo detto prima, e sono arrivata la sera, quindi a meno che non mi metta a fare tardissimo la notte, ad infornare di notte, farò un passaggio in frigo, quindi domani mattina lo tirerò fuori per farlo acclimatare e in forno domani. Metto un telo, una busta trasparente di plastica e metto in frigo. E qui siamo alla mattina, solo che, scusatemi, perdonatemi, mi sono dimenticata di girare il video prima di ribaltarlo. E beh, mi è scappato, perdono, vi chiedo perdono, però vedete com'è bello l'impasto, era cresciuto bene anche in frigo, l'ho tenuto un'oretta fuori, intanto che il forno va a temperatura, ora ci faccio qualche disegnino, almeno ci provo, e poi vado ad infornare. Affondo un pochino questo fiore, allargo un pochino, non sono molto brava a fare i disegnini, lo sapete, però qui ci sto provando. Il forno nel frattempo è andato a temperatura 240, 250, faccio scivolare la carta forno sulla teglia già calda che ho dentro il forno ed eccolo qua dopo all'incirca 50 minuti, più 10 minuti a spiffero. Vi metto i tempi. Vi metto i tempi sulla sequenza. L'aspetto è bello, molto bello, anche se non è scoppiato come avrei voluto. Vediamo ora l'interno, dopo che si è raffreddato un pochino, ma è ancora leggermente tiepido. Vediamo.
Wow, è bellissimo, veramente bello, non pensavo che fosse così, guardate. Perfetto, alveoli precisi. Bello, bello, il profumo poi è incredibile, profumatissimo, proprio di pane buono. Bene, amici, vi ringrazio della visione, come al solito vi invito a condividere i miei video, a lasciare un like sotto il video e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale Erika Trombetta. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.